Il muro di orientata a destra rispetto alla via Ricomonti, perché è in via Ricomonti, ma non lo si trova se non si sa. Uscendo verso la periferia, subito dopo la Vettabbia c'è una stradina a sinistra che costeggia la Vettabbia stessa. Quella stradina conduce da un lato al cancello dei nuovi insediamenti e dall'altro a questa porta dove c'è lo studio di architetti. Non si vede più bene, ma esiste tuttora, la diramazione del mulino, perché ovviamente un mulino prendeva acqua da una roccia, ma solitamente veniva fatto con una diramazione di modo che l'acqua scorresse anche dalla parte principale e poi tramite la diramazione desse forza alla ruota del mulino e poi rientrasse. È ancora visibile, ma è stato recentemente, tipo una decina di anni fa, forse anche meno, è stato interrato questo ramo, non so perché, tanto non dà fastidio a nessuno, ma non facciamo domande. Quindi il mulino si vede subito proprio che la diramazione è sul lato destro, nel senso che ovviamente sapete che sui fiumi si conta dalla sorgente verso la foce, e quindi è stato chiamato Vettabbia destra perché è sul lato destro. Quello precedente, il mulino Vettabbia, era sul lato sinistro. Superando questo incrocio, chiamiamolo così, con la roccia Vettabbia, procedendo ci rendiamo conto di una trasformazione della città che è avvenuta all'inizio del secolo, qua siamo più o meno nell'epoca fascista, e cioè la creazione della zona industriale. Il motivo della zona industriale è legato naturalmente alla torre ferrovia di Cintura, nonché allo scalo romano, scalo da cui uscivano binari che in parte sono ancora visibili nelle vie vicine a Via Ricomonti. Da cui appunto si venivano riforniti di materiali e da cui partivano i prodotti di numerose aziende, appunto le industrie che c'erano nella zona. Questa zona è attualmente soggetta a rinnovamento edilizio perché le aziende, come sapete, questo tipo di industria ha chiuso, le aree sono diventate mediamente aree dismesse, quindi il piano di trasformazione prevede molto spesso edifici residenziali. Tuttavia vi segnalo un paio di esempi. Il primo è l'edificio posto proprio subito a sud dello scalo romano, sulla via che si chiama Lorenzini, all'angolo dove c'è la via che si chiama via Adamello, credo via Condino, perché sono due pezzi della stessa via, dove sorgerà il museo della Fondazione Prada, forse avete anche letto sui giornali che hanno già cominciato i lavori. Più a sud invece c'era un enorme centro che era il deposito chimico della SAI da Montedison ed è proprio l'area a cui si riferisce questa foto là in fondo, vedete che c'è la ciminiera e ci sono anche delle altre industrie davanti, quindi lì è rimasta solo la ciminiera, il resto è sparito tutto perché verrà un nuovo spazio per uffici eccetera eccetera, la ciminiera però è rimasta proprio a ricordare che questa era una zona a vocazione industriale. Dietro, nello stesso edificio, c'è un edificio molto interessante che si chiama Panificio Automatico Continuo ed è stata l'azienda dove veniva prodotto il pane, progettata nel 1925-26 dall'architetto Faravelli, quindi sotto l'era fascista. Questo edificio e tutta la zona industriale del suo pertinente ospita attualmente Milano Ristorazione, che come sapete è la società del comune che rifornisce ad esempio le scuole e gli uffici pubblici per la ristorazione. Siamo quasi giunti in una zona in cui ritorniamo a parlare di borghi, come hanno fatto l'anno scorso, i borghi sono più o meno gli stessi attualmente non tutti, perché non tutti hanno purtroppo mantenuto le loro caratteristiche orali, che sono anzi mediamente inurbati, specialmente i primi. Il primo e più importante di cui parliamo è Vicentino, è importante perché innanzitutto è quello che dà nome alla strada, quindi si desume che all'inizio fosse il più importante che c'è. Poi perché comunque è stato anche lui comune, quindi autonomo, e poi perché ospita tuttora numerose testimonianze del passato di un certo qua interesse. La prima che vi faccio vedere qua è la chiesa dell'Assunta, che è stata
rifatta in questa veste del 600, ma che esisteva già probabilmente dal Medioevo. Questo è quello che rimane. All'interno ci sono però delle cose interessanti, come un affresco del Cerano e un'ancona lignea che proviene dal monastero di Castellazzo. Ricordate l'altra volta ho parlato del monastero di Castellazzo, che è quello che sorge sul Ticinello, dove adesso c'è il ristorante 400, che è un edificio quattrocentesco appunto, con ancora le strutture in terra originali, con una scala in legno bellissima del 400, naturalmente non solidissima forse, ma se da 400 lì non è mai tanto cedevole. E questo perché appunto alcune delle opere che stavano a Borgo di Castellazzo, di cui ho parlato l'altra volta, sono state trasferite in questa chiesa che non è parrocchia perché dipende dalla chiesa della Madonna di Fatima, che per fortuna di nulla si trova sempre aperta, purtroppo, anzi devo dire che ultimamente non la trovo mai aperta. So che fa secondo me una messa tipo alle 6:30 tutte le sere, quindi se bisognerà informarsi un attimo poi per andare dentro a vedere è possibile andarci in diretta meglio tempo. Scusa, alle 10:00 alle 9:00 spesso. Ecco, alle 9:00, grazie, c'è un residente della zona che mi promette. Ecco, mi ricordavo che c'era una messa, allora francamente impariamo sulla sera, se era la mattina meglio, ancora così non c'è tempo da c'è tempo. Ecco, la chiesa è sulla diramazione di via Ripamonti, a sinistra, in una via che si chiama Via dell'Assunta, e il posto dove si trova la chiesa si chiama Piazza dell'Assunta. Questo penso che sia sufficiente per capire che il toponimo dell'Assunta, e quindi la tradizione dell'Assunta, risale a moltissimo tempo fa, ecco perché dicevamo appunto della sua origine. Tra l'altro, in questa zona di Gentino sono stati, come sempre, in tante zone, costretti a riparare i milanesi quando lo avevano venuto a fare le persone. Anche questa è appunto la sua storia d'epoca. La casa che vedete qui, la casa dall'angolo, si chiama Casa del Delfino, cioè Casa del Delfino, non so praticamente perché, ma ci sarà il suo motivo sicuramente. E al di sopra c'è questa targa, che è quella che dicevo prima, che era diventata dovuta alle immondizie e ai fossi a terra della strada. Questo ci dice due cose: intanto che la strada era costeggiata da fossi costantemente, e la seconda ci diceva anche che non c'era un impianto di tombinatura, di fognatura, ecco, per cui praticamente tutti vengono a buttare la loro spazzatura dentro nei fossi, finché a un certo punto qualcuno si è stufato e ha messo il cartello, perché non è che i fossi capissero.